Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tutti. E io sono un appetizer. Luca e Paolo ci hanno raggiunto, prego. Buongiorno. Buongiorno. Così. No, dovrei fare. Saremmo collegati con Floris. Scusi. Cosa? Sta bene? Cosa fa? Oh, ma ero impegnato in una riflessione, mi scusi. Ah, ecco, no, sembrava. Scusi, lei sarebbe? Piacere, onorevole Mario Disfatta, Partito Democratico. Ah, bene, vai. Cosa sta facendo? Ma non si vede. Sto facendo una riflessione. Ah. Una profonda riflessione. Ah, dai, Partito Democratico. Onorevole Disfatta, no, saremo. Cosa vuole? Ma non vede che sto riflettendo? Appunto, se posso chiedere, su cosa sta riflettendo? Sto riflettendo e tengo a dire profondamente sull'urgenza con cui noi democratici dobbiamo confrontarci ora, alla luce dei recenti risultati elettorali. Perfetto, quale sarebbe questa urgenza? Fare una profonda riflessione. Sì, ho capito, ma su cosa? Su cosa state riflettendo? Ma gliel'ho appena detto. Stiamo riflettendo sull'esigenza di riflettere. Cioè, voi state riflettendo sul fatto che dovete fare una riflessione. Oh, bravo, esatto. E continueremo a farlo per tutto il tempo che ci divide dal congresso. Che sarà? Ci stiamo riflettendo. Maggio. Onorevole, abbiamo capito. State facendo una riflessione. Profonda, ma se lo senti. Sì, d'accordo, ma proviamo a partire dai dati. No? Due settimane fa il centrodestra ha ricevuto dalla maggioranza degli italiani il mandato a governare. Anche noi abbiamo ricevuto un mandato dagli italiani. In che senso, scusi? Beh, ci hanno mandato a cagare. Ah, quello sì, però in effetti, concretamente, quali saranno le vostre prossime mosse? Le prossime mosse del PD? Le prossime mosse, guardi, il segretario l'ha detto chiaramente. Il segretario, non mi viene il nome. Letta. Gianni Letta. No, non è Gianni Letta, è Enrico Letta. Vabbè. Sì. Dobbiamo fare una profonda riflessione su cosa vuole essere il Partito Democratico. Però Letta ha detto che non intende ricandidarsi. È una decisione che è frutto di una profonda riflessione. Di Letta. No, di tutti gli altri. Anzi, guardi. Sì. Ma voi dite che... Aspetta di riflettere un secondo. Quindi, cosa farete adesso? Cambierete segretario? C'è una riflessione in... Ma anche dei possibili candidati. Non so, per esempio, Elly Schlein. Salute. Faccio Elly Schlein, la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, e in molti la indicano per la segreteria del PD. Su questo nome non abbiamo ancora riflettuto. Perché è un nome che divide? No, perché non riusciamo a dirlo. Schlein, è impossibile. Invece il nome di Bonaccini, riuscite a pronunciarlo, sarebbe il segretario preferito dagli elettori con quasi il 17% dei consensi. Senta, l'ha detto lo stesso Bonaccini. Non è il momento di partire dai nomi e dai cognomi. Questo è il momento di fare... Io lo dico io, una profonda riflessione. Non ci ha ancora detto su cosa. Cosa? I temi di questa riflessione, quali sono? Gli errori commessi? Le troppe anime del partito? L'alleanza con i 5 Stelle? Quali sono gli errori? Rifletto. Onorevole Disfatta, mi risponde sì o no? Senta, mi lasci in pace. Ma l'ha detto anche il filosofo Cacciari. Il PD deve promuovere una riflessione autocritica alle radici. Tra l'altro Cacciari suggerisce anche di cambiare nome. Beh, in effetti dopo le cazzate che ha detto sui vaccini gli converrebbe. No, non cambiare nome lui. No, cambiare nome voi. Il PD. Forse lo faremo. Forse ci chiameremo PP. Io non ve lo consiglio, tipo partito progressista. No, cioè. Partito profonda riflessione, sono tutto attaccato per fare prima. Sì, a proposito, oggi è arrivata la lettera di Calenda. Ma sì. La lettera di Calenda. C'era anche del buon senso in quella lettera, il merda sa scrivere. Scusi, chi? Dico Calenda. No, guardi che ha detto il merda. Oh, sì, beh, un nomignolo originale che abbiamo dato a lui, a Renzi, il merda. Quale nomignolo, scusi? I cugini merda, un nomignolo originale che abbiamo coniato. Non è originalissimo, si fidi, non è proprio. Vabbè, comunque abbiamo letto la lettera di Calenda, l'altro ieri abbiamo letto quella del segretario... Letta. Ogni giorno uno di centro-sinistra si alza e scrive una lettera al PD. Come dice il proverbio, che tu sia leone o gazzella, scrivi una lettera al PD. No, non dice così il proverbio. Dice che tu sia leone o gazzella, corri, non scrivere le lettere. Beh, infatti noi non siamo né leoni né gazzelle. E cosa siete? Si penso un attimo. Guardi, per rimanere in Africa, zebre...
Ah, belle le zebre. Le zebre da lontano sembrano cavalli, da vicino asini. Ciao! Luca e Paolo, torniamo!